Dopo quasi 19 anni torna al De Marsi il derby tra Avezzano e Chieti. Ad aggiudicarselo sono proprio i marsicani con un gol per tempo al termine di una prestazione concreta ed essenziale. Male il Chieti, specie nella ripresa, e i teatini finiscono in zona play-out. Reduce dal rinvio della gara di Agnone, il tecnico marsicano Lucarelli si ritrova sul groppone le squalifiche di Felli e Menna e l'infortunio di Pollino. Al loro posto Di Curzio in attacco, Venditti e l'italo-ivoriano Aleppo in difesa. Dall'altra parte Ronci è ancora privo di Dos Santos, out Molenda e Scalbi, Vitale non al massimo, finisce in panchina. Tridente d'attacco con Varone, sacrificato centravanti, Comini e Fiore ai lati. Torna a riempirsi la curva dell'Avezzano mentre sono più di un centinaio i tifosi nero-verdi assiepati nel settore ospiti. Il Chieti parte meglio contro un Avezzano molto guardingo. Fiore è molto attivo e già al quinto recrimina per il suo atterramento in area dopo il contatto con Aleppo. Per Cattaneo di Civitavecchia non ci sono gli estremi della massima punizione. Ancora Fiore si rende pericoloso all'ottavo, ma il tiro dell'esterno Vastese sfila al lato. Fiore, che al 14° riceve nel cuore dell'area, si gira bene ma deve calciare col piede meno preferito e si vede centrale. Ma è l'Avezzano cinico a passare al primo affondo. Al 19° bella idea di Censori in profondità a servire Di Curzio, che con caparbietà e un pizzico di buona sorte vince un rimpallo e fa secco il portiere teatino in uscita. Primo gol per il centravanti, classe 96, prodotto delle giovanili della Fiorentina. Il Chieti non ci sta, il 26° protesta timidamente per un altro atterramento di Fiore, ma la palla gol più ghiotta per il pari arriva un minuto dopo. Massimo raccoglie la corta respinta di Davino e calcia, ma sulla linea c'è il salvataggio di un difensore marsicano. Il Chieti chiude in forcing, ma come dimostra il colpo di testa di Varone, manca di incisività contro un Avezzano attento in difesa. Il trend della partita resta tale anche nel secondo tempo, anzi le difficoltà offensive del Chieti aumentano poiché la manovra è sempre più lenta e prevedibile. Dopo 20 minuti di nulla, Ronci prova a cambiare con il doppio innesto, Bocchino ed Ewan Sica al posto di Lima Cresto e Riccucci, con il passaggio al 4-4-2. E invece le cose migliorano per l'Avezzano, che al 26° sfiora il raddoppio. Bel pallone lavorato da Di Curzio, assist al bacio per Bisegna che spara a colpo sicuro, ma Romagnello distinto nega il gol. L'estremo teatino però si rimangia tutto al 34° quando va a far falle sulla punizione di Bisegna e spiana la strada alla doppietta di Lorenzo Di Curzio. Festa grande per il giovane centravanti e per tutto il De Marsi. Il gol fa calare il sipario sul derby e addirittura potrebbe arrivare il tris con Ndiaye al 47°, ma sarebbe stato troppo. L'Avezzano vince con merito, per il Chieti invece è crisi nera e nel dopogara c'è anche il silenzio stampa. Su un campo così le belle partite ne vedremo poche, sinceramente. E noi l'abbiamo saputa interpretare, secondo me, meglio. L'abbiamo preparata un po' così, mi dispiace preparare partite un po' così perché mi piace provare a vincere le partite giocando meglio. Però le ultime prestazioni ci sono state, non abbiamo vinto, oggi tutti quanti diranno che va bene per il risultato, però mi dispiace perché poteva uscire uno spettacolo migliore. Noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di salvarci, perché la categoria per questa città in questo momento è importante. Se lo facciamo con un po' di giornate d'anticipo è meglio. Mercoledì abbiamo una bella partita dove dobbiamo mantenere i piedi per terra. Abbiamo festeggiato troppo sinceramente negli spogliatoi, ma ci tenevamo a vincere questo derby dopo tanti anni, per i tifosi, per tutti, ma soprattutto per noi all'interno dello spogliatoio.